Pigiamini, buongiorno, ben svegliati, bentornati all'oroscopo in pigiama. Oggi abbiamo il mio piccolo ospite perché, benché siano le 7:12, qui c'è un grande fermento. Allora, dunque, oggi è il 23 aprile, questo ve l'ho già detto, è sabato finalmente. Noi oggi andiamo a Leone. Dove andiamo oggi? Noi al Museo, esatto. Sono 2 giorni che gli faccio una testa così col museo. Allora, dunque, alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare delle Olimpiadi imminenti a Rio e adesso ne parleremo con calma. In compenso, però, ieri è partita la fiamma olimpica che appunto arriverà fino a Rio. Ma questa roba della fiamma olimpica mi è sempre piaciuta molto. Vuoi venire in braccio, Leone? Mi è sempre piaciuta moltissimo. E allora, visto che appunto il sole, scusate, la luna si trova nel caldissimo segno dello scorpione. Ehi, vieni. Oh, qua. Facciamo l'oroscopo tutti insieme. Visto che la luna si trova nel caldissimo segno dello scorpione. No, no, amore, questo non si può. Scusate. Ho pensato di vedere quanto e come saranno caldi ed infiammabili ciascun segno di oggi secondo l'oroscopo, cioè, secondo l'oroscopo di oggi. Il caffè è meglio metterlo da parte che qua ci stoniamo. Allora, partiamo dall'Ariete, che ormai in questo periodo lo sappiamo, grazie a Marte e a Venere, è infiammabile come un pozzo di petrolio. Qui si parla, Leone, qui si parla. Come un pozzo di petrolio e non ha nessuna voglia di spegnersi, nemmeno oggi, tant'è che la luna non gli fa né caldo né freddo. Il toro invece ha la luna storta ed è caldo come un bicchiere di rosso insieme al brasato, che voi direte non è stagione, lo so, ma oggi il toro ha bisogno di coccole culinarie e poi soprattutto qui danno pioggia, per cui potrebbe fare un piccolo revival invernale. Il sagittario è caldo come il mezzogiorno all'equatore e avrebbe tantissima voglia di essere libero da ogni tipo di costrizione, anche dai vestiti, per colpa di Saturno, che va bene. Che lo rende, ah, fermo. Va bene che lo rende rigoroso e determinato, però ogni tanto si sente un pochino costretto. La bilancia è fredda come la pizza del giorno prima, è colpa di questa Venere in opposizione, però va via presto, tieni duro, bilancia, perché adesso va via presto. Il Capricorno non è dolce, però è caldo, anzi ustionante, direi come il caffè espresso. Oh no, che cosa? Per il Capricorno? Ma no, dai, non ti preoccupare. Allora, il Capricorno non è dolce, abbiamo detto, però è bollente, scotta come il caffè espresso che quando lo bevi, quello vero, come quello, va, aiuto, aiuto, aspettate, questa è la macchina infernale per le bolle di sapone. Comunque, il Capricorno alla fine ti ustiona la lingua e anche tutto il percorso che fa il caffè per arrivare fino allo stomaco. Leone è disperato per il povero Capricorno. I pesci, fermo, i pesci sono di buon umore oggi perché la luna è a loro favore e quindi sono caldi come il sole di primavera quando tu stai su una panchina e hai del parco e hai messo la nebbia in faccia. L'acquario oggi invece ha bisogno della bulla dell'acqua calda per scaldare il cervello e coccolare i pensieri che in questo periodo sono un pochino costipati, colpa di Mercurio quadrato, ma tranquillo, acquario. Il leone ha la luna storta. Il leone ha la luna storta. Si vede che non gli interessa l'oroscopo. Il leone, abbiamo detto che ha la luna storta perché è proprio nello scorpione e quindi si sente fin troppo caldo, come addirittura un fuoco d'artificio quando ha la miccia accesa e potrebbe oggi anche esplodere, perché questo Marte va bene che è energia, però combinato con la luna storta potrebbe farlo così incazzare e non trattenersi. Il cancro piano piano invece si riscalda come sul fornelletto da campeggio, perché è sempre Venere in quadratura, però grazie a questa luna a favore ci mette tantissima buona volontà e oggi ci potrebbe anche addirittura essere dolce e perfino simpatico. I gemelli, più che caldi, si sono un pochino surriscaldati, come in panne, come quando abbiamo il motorino e lo tiriamo per vedere a quanto riesce ad arrivare, ma ci dimentichiamo che è un cinquantino. Gemelli, ricordati che tu devi riposarti e ricondizionarti in questo periodo. Lo scorpione ha la luna nel segno e quindi scotta più del vapore della vaporella, ma il fumo che fa, lo fa in realtà la sua testolina che, come ben sappiamo, con Mercurio in opposizione non riesce a mettersi in moto. Infine, la Vergine, sappiamo che non è famosa per essere un segno particolarmente caliente, ma anche oggi scotta come la lampadina del comodino quando ce la siamo dimenticata accesa tutta la notte. Devo parlare piano, scusate, mi ero dimenticata in tutto questo trambusto. Dato che è una fornace di grandi idee, perché non dimentichiamo che la Vergine ha Giove
Mercurio e anche il Sole, tutti a suo favore. Bene, ragazzi, questo è quanto sarete caldi oggi. Io e Leoncino andiamo al museo, portiamo anche Baba. E niente, ci vediamo domani col prossimo oroscopo in pigiama. Buon sabato, ciao! Saluta Leone. Ciao!